sotto forma di gamba. Fa girare il pallone. È rimasta l'ultima, questa è un po' difficile, te che proprio, questa anche per gli adulti è difficile da spiegare, quella delle biomasse, chi è che ha capito qualcosina sulle biomasse? Chi se la sente di spiegare? Ah, tu? Ok, allora... Come ti chiami? Carmelo. Classe? Tutta Carmelo, come funzionano queste biomasse? Dai, spiegacelo bene. Sono l'umido che viene trasformato in energia bruciando. E qual è la differenza tra bruciare le biomasse e bruciare per esempio il petrolio? Perché il petrolio inquina, invece le biomasse sono quelle che danno energia. Bravo. Diciamo che ora, bravo, bravissimo, c'è una frase. Questa delle biomasse cerco di spiegarvela anche un po' meglio, perché quella è un po' difficile a volte da capire, dice bruci quello, sempre l'anidride carbonica metti nell'atmosfera. Che cosa cambia? Che quando bruciamo ad esempio i rifiuti organici, quando viene bruciato qualcosa che già è sulla superficie, è l'anidride carbonica che comunque già sarebbe andata nell'atmosfera in maniera equilibrata, no? Perché abbiamo visto poi le piante la riprendono, la ritrasformano in ossigeno e quindi c'è questo ciclo completo. Quando invece di bruciare questi rifiuti organici, quando quello che è sulla superficie andiamo a prendere quello dal sottosuolo, andiamo ad aumentare l'anidride carbonica, le piante non ce la fanno più a rimettere in equilibrio, per questo poi aumenta in maniera importante. Ok, fatemi un applauso a tutti perché siete stati davvero. Facciamo una cosa, se avete qualche domanda da fare, chi è che... questa significa in inglese, significa le domande più frequenti. Qualcuno vuole fare qualche domanda, ha qualche dubbio su qualcosa, vuole qualche... Vediamo un po', sempre per alzata di mano, se vi fa piacere mi fate qualche domanda e cerco di darvi qualche risposta. Tu in fondo? Ok. Prendi il microfono, tieni, qua me lo avessi messo. Giuseppe, io vorrei sapere una cosa, ma le energie solari, producono dell'elettricità, che ho capito che sono dell'elettricità, che è molto buona e non inquina, ma ci sono anche alcune altre forme che ci sono anche alcune forme di elettricità che producono elettricità che inquina. Il solare? No, che inquina. L'energia, tutto quello che... Quando abbiamo visto i combustibili fossili, anche il petrolio e il carbone producono energia, no? Quando anche le automobili che vanno a benzina, come funzionano? Bruciano la benzina e producono comunque energia. Solo che quella là perché inquina? Perché abbiamo detto andiamo a prendere quei giacimenti, andiamo ad attingere da quei giacimenti fossili dove era scarto che doveva rimanere lì, quindi in questo caso inquina. Quando usi i pannelli fotovoltaici che cosa succede? Prendiamo l'energia del sole e quindi in maniera pulita va a produrre energia. Ne approfitto per dare un'altra informazione, perché quando si parla di pannelli solari non sempre producono l'energia.